Ciao ragazze, benvenute e ben ritrovate nel mio canale. Oggi voglio parlarvi delle coper, che sono delle dual form adatte per creare l'allungamento. Io ho preso queste con forma quadrata, come vedete hanno anche una perfetta curva C, e non hanno scalino e vi consentono quindi di creare un allungamento. Le userò con Acrygel e quindi vi lascio il video, ci vediamo dopo. Allora ragazzi, ho preparato già la mia unghia, vado quindi ad applicare il primer acid free di Nailac. Uso sempre la base gel di Nailac, ne applico una piccola goccia sull'unghia e vado a massaggiarla con il pennello per gel. Polimerizzo in lampada 60 secondi e vado quindi a prendere l'acrygel. Sempre Nailac, utilizzo l'apposita soluzione e l'Acrygel Makeup, in modo che possiate comunque vederlo quando lo applico sulla dual form. Ho già selezionato quella che comunque sia adatta sulla mia unghia, deve combaciare bene da laterale a laterale, quindi vado a prendere un po' di Acrygel e lo applico sulla dual form. Vado quindi a stenderlo sulla dual form, in base alla lunghezza comunque che decido, e mi raccomando ragazzi di coprire bene soprattutto i laterali. Quindi una volta decisa la lunghezza procedo con l'allungamento. Una volta steso l'acrygel sulla dual form, vado ad appoggiarla sull'unghia e mi aiuto con questa torcia per bloccarla giusto qualche secondo e poi completare la polimerizzazione nella lampada. Dopo averla bloccata qualche secondo, vado in lampada per 30 secondi, quindi pinzo e vado a rimuovere la dual form e poi proseguo in lampada altri 60 secondi. Per la struttura invece vado ad utilizzare il gel modellante Cipria Rosé sempre Nailac, che ha questo colore rosa lattiginoso, e quindi vado a fare la mia struttura con questo gel. È un gel autolivellante con un'alta densità. Vado quindi a limare la struttura. Dopo con la punta conica vado anche a eliminare l'eccesso di prodotto che c'è sotto il bordo libero. Passo il buffer e quindi possiamo anche andare ad applicarci il colore.
Vado ad aggiungere un water dagger per vedere come applicarli nel modo corretto. Ragazze, vi consiglio di guardare nel mio canale che troverete un video apposito. E una volta sistemato, vado poi quindi a sigillare. Uso il sigillante extra gloss di Nailac, che è un top senza dispersione, ottimo sia per gel che agrigel che semipermanente. Vado a completare il lavoro con l'olio cuticole. Questo è il risultato, ragazze. Spero che vi sia piaciuto e vi aspetto al prossimo tutorial. Un bacio, ciao! We'll be right back.